La nostra settimana radiofonica, come più volte raccontato, assomiglia molto a una maratona. Non vorrei tornare su temi così un po' privati, se però non lo fai alle 11:30 esattamente in questo spazio, me lo posso anche permettere, ce lo siamo costruiti, ce lo siamo anche meritati. Beh, come nella maratona, qual è la parte più difficile della settimana? Dopo il 35esimo, eccoci qua, tutti santi adesso. E questo vediamo i cartelli finali, ma non è finita finché non è finita. Buongiorno uomo, è il nostro momento, vai con la sigla. È tornato carichissimo, è tornato carico, canto del cigno. Caro Nicola, se arrivasse uno da Creta, sì, da Creta, tu gli diresti vieni avanti, cretino, cretino. ma tu sai che io ero amico di Walter Chiari. Davvero? È grande. Sì, cioè ero amico. Lo conoscevi? L'ho conosciuto, l'ho incontrato diverse volte e la prima volta che l'ho incontrato, che gli ho stretto la mano e lui mi ha detto come ti chiami? Gli ho detto Aldo Rock, lui mi ha detto un epitaffio di vita. Bravo Aldo Rock. Volevo dire una cosa molto semplice in apparenza ma importante, che questa sigla che si intitola Born to be Wild, yes, degli Steppenwolf, bravissimo, dal film Easy Rider, non la troverete così come la sentite perché c'è un taglio in mezzo. Cioè e poi va avanti in un altro modo l'originale. Noi abbiamo fatto un taglio e siamo andati al ritornello. Sì, l'hanno imitato ormai in tante pubblicità. Sì, però insomma la madre taglio questa è questa. Questa tua anima da DJ didascalia, l'ossessione della didascalia. L'ossessione. Quindi piccola vacanza a Creta? Bah, vacanza, sono andato, io volevo scalare il Monte Ida, ma sai, sa una ragazza che si chiama Ida, molto grossa. Quindi. Psiloritis, credo che sia il nome greco. È la famosa montagna, sì, quella degli dèi, tutto quello che è accaduto nella mitologia, non tutto, comunque. Una sorta di Olimpo. Bravissimo, è un Olimpo. Addirittura Creta, dicono che è nato anche Zeus da quelle parti, quindi insomma. Ma la cosa interessante è che comunque non ho potuto fare quello che volevo fare, perché la famiglia è la famiglia, certo, no? Allora mi è venuto in mente proprio la storia di Zorba il greco. Guarda queste belle penisole, in una di queste c'è una spiaggetta dove c'è l'ultima scena, la scena finale di questo film del 64 che si chiama Zorba il greco, quello con Telly Savalas, con Anthony Quinn. È un film, esatto, questa è una scena bellissima dove lui insegna questo inglese che è fuggito in pratica di origine greca, però è fuggito dalla sua razionalità, dalle sue scartoffie, perché comunque è anche uno scrittore, e voleva provare la vita vera e ha incontrato questo pazzo scatenato, scriteriato, una sorta di Aldo Rock, okay, ante litteram, che è Zorba il greco. Cioè Zorba il greco che cos'è? È la nostra passione, la violenza delle passioni che si antepone, che è in antitesi alla razionalità, alla ragione. E quindi lui a un certo punto. Ed è una cosa che bisogna fare sfogare o tenere sotto controllo? Assolutamente, la devi tirare fuori. La devi tirare fuori. Perché comunque a un certo punto verrà fuori in ogni caso. Okay. Perché comunque noi pensiamo. Cioè, noi cerchiamo di darti una forma, te, sì, e un'organizzazione, non c'è niente da fare. Non solo c'è il nostro ego, ma ci sono le forze invisibili, quelle che noi non vediamo, che voi non vedete e magari non credete, ma ci sono, e queste agiscono, queste possono fare tantissime cose, possono determinare la vittoria e la sconfitta. In questo momento io, Linus e Aldo abbiamo le mani uno sulla spalla dell'altro. Pronti. La vita che viviamo non è solo frutto del caso, è un miracolo. C'è un disegno più grande di noi che non riusciamo a vedere. Uomo, che tu ci creda o no,
nella buona e nella cattiva sorte, nella vittoria e nella sconfitta, nella grandezza e nella debolezza umana, c'è sempre il concorso di forze invisibili. Nell'antica Grecia, il primo compito di un condottiero non era combattere, ma offrire sacrifici agli dèi per cercare l'aiuto di forze invisibili e trascendenti. Il condottiero intuiva che non era solo, ma immerso in un tutto di cui faceva parte. Certo, sono solo credenze. Ma pensare a un mondo in cui energie e forze esterne favoriscono e spezzano il nostro destino ci aiuta a comprendere il mito e le passioni di Zorba il greco. Alexis Zorba ci ricorda che quello che sembra trasformazione è la vita, è un fluire continuo, un attimo di presente in mezzo a due eternità, il passato e il futuro. Zorba ci ricorda che questo è il nostro momento. Sii te stesso, sta in piedi senza paura, nuota, pedala e corri, balla e vai oltre, è la vita, è la tua vita, che tu viva! True love to true love. Radio DJ, venerdì mattina, dopo un bel sirtacchi che ci siamo ballati in simpatia, sì, io, bellissimo. Anthony Quinn, Nicola e il buon Aldo Rock. E l'uomo più sudato d'Italia. Che cosa vuoi che sia mettere una mano sotto l'ascella? Cos'è che era? E chi sta l'ombre? Qui sta l'uomo. Ma dice. Sì, ma certo. Allora. Eravamo rimasti a sta Zorba, sì, giusto? Sì, esatto. Zorba, accendo, minghia accendo, sta minghia accendo, tutte cose a turtare. Perfetto. Zorba. Beh, una razza una faccia, se tu vai in, se tu no, vai tutti, in meridione tutti. Ma una qua, razza, una ma faccia. Qua nella Magna, nell'ex Magna Grecia, quante persone vedi che assomigliano ai greci? Cioè tu vedi la faccia noi. Di un greco, siamo noi con la barba. Anthony Quinn, come raccontavo a Linus, non riusciva a imparare questa danza tradizionale greca, che non è il sirtaki. Sirtaki deriva da sirtos, che comunque è una danza, ma non era quella, l'ha creata apposta per il film Mikis Theodorakis, cioè questo musicista bravissimo che faceva già delle colonne sonore, il regista gli ha detto: senti, questo non riesce a imparare, è un po' come Aldo Rock, non riesce a fare il DJ. E quella musica è nata, quella musica è nata per quel film. È nata, ma è stata talmente forte. Sì, Daxi, è diventata, ma come tutto quello nella Grecia antica, a un certo punto il mito che si fa realtà. Mythos. Cioè noi la birra. Bellissimo, insomma. E quindi io ho trovato questa, ho scoperto Zorba, me lo sono riletto alla luce della mia vita, perché lui cosa dice? A un certo punto questo signore impeccabile, razionale, gli dice: Zorba, ma tu sei stato sposato, no? È un po' come nel film Western, quando My Darling Clementine gli dice: ma sei mai stato sposato? E quello gli dice: no, ho sempre fatto il barista nella mia vita. Invece Zorba gli dice sei mai stato sposato? E lui no. All'americano sì, gli dice. Sì, gli dice. No, l'americano a Zorba. Zorba gli dice: sei, ma sì, sono stato sposato, ho avuto figli, mogli. Il disastro del vivere. Cioè, ma questo disastro del vivere non è il lamento, è quella parte appunto che noi dobbiamo vivere, quella passione. Adesso da Zorba voglio passare alla teoria delle tre galline. Perché? Perché le tre galline? Perché nella vita. Perché sono di là. Infatti pensavo alle nostre tre galline, no? Tre galline e tua sorella. Uno, due, tre. Tre galline e tre galline e tua sorella. Pensavo a noi tre del sirtacchi. Mi è venuta in mente anche questa teoria delle tre galline. Perché? Le tre galline sono in pratica. Allora, tu, la favola è questa, è una favoletta che dice: quando noi nasciamo abbiamo un pollaio, cioè abbiamo in dotazione un piccolo pollaio con tre galline. Ok? Vai. Allora, queste tre galline tu le devi nutrire, le devi accudire, ma a volte capita che ti innamori di una gallina e trascuri le altre. Allora, questa gallina di cui ti innamori, magari la nutri tantissimo, diventa grassa, non sta più in piedi sulle gambe, cioè diventa un problema. Sì. Quelle altre non le curi, una si ammala, quindi diventa magra, quell'altra non riesce più ad alzarsi, quindi devi sempre trovare l'armonia in queste tre galline. Ecco, cosa rappresentano queste tre galline? Le tre galline rappresentano il nostro corpo, la nostra mente e il nostro spirito. Ok? Ecco, questa è la teoria delle tre galline. Sai Zorba cosa diceva? Cosa?
meglio 10 galline oggi che un uovo domani. Capisci? Questa. Chi vede il mondo com'è, chi vede il mondo nella sua interezza, chi accetta gli opposti e l'alternanza, troverà la pace e la vera libertà. Chi ha una visione ampia vedrà un orizzonte ampio. Prenditi cura della terra, prenditi cura delle persone, sì, e vai avanti, uomo. How can you tell me? È molto bella la storia di questa canzone, o meglio di questo cantante, che si chiama Doug Seegers. La canzone si chiamava Poor Side of Town. Lui è un ex homeless. Lo posso portare martedì? No, perché abbiamo già te. Perché cosa c'è martedì? No, viene in Italia. Viene in Italia. Lui. Sì, la storia è che. Ed è un homeless che in qualche modo involontariamente è diventato famoso. Involontariamente. Un po' come. No, quel cantante, sai che per 20 anni. Tonino Carotone. No. Quel cantante che è scomparso per 20 anni, poi è stato recuperato, adesso non mi ricordo italiano. Il nome, alla ricerca di hanno fatto anche un film, no, era un americano che ha vissuto da operaio e faceva delle canzoni alla Bob Dylan, e a un certo punto ha avuto successo in Sudafrica e sono e andati lì è ripartito. Sì, e sono andati alla ricerca. Lui ha avuto successo in Svezia e da lì è partito questo tutto. Questo Doug Seegers. Siamo alla fine, un po' di saluti per quelli che devono fare qualcosa durante il fine settimana. Saluto e ricordo agli amici che hanno comprato l'occasione di pedalare in compagnia con noi domani mattina per il Dinamo Camp, che l'appuntamento è confermato. Siccome qualcuno cominciava a preoccuparsi, c'è qualche nuvola? No, perché no, uomo? Perché non esistono condizioni meteo sfavorevoli. Assolutamente, ma solo uomini arrendevoli, oppure male equipaggiati. Non anche dovete aver paura della tempesta, ma imparare a danzare sotto la pioggia. Bravo. E poi saluto in particolare quelli che sabato e domenica parteciperanno al challenge, cioè al mezzo Ironman che si svolge a Riccione per il secondo anno. Anche lì previsioni meteo non simpaticissime, però se siete dei veri uomini d'acciaio. Cos'è una pioggia, un po' di vento rispetto all'Ironman? Cioè adesso se tu ci pensi, no? Rispetto al fare l'Ironman, che cosa vuoi che sia? Io te la potrei guardare dall'altra parte. Già è faticoso fare l'Ironman, ci mancava pure la pioggia e tutto il resto. Il cantante di cui parlavi prima è Sugarman. Bravissimo, Sugarman. Allora, fate ma quello è il cappello del challenge, bellissimo. Perché stiamo venendo di quello. No, quello che volevo dire è che dovete imparare un po' dagli All Blacks. Sai che cosa facevano? Sì. Facevano questa danza dei guerrieri, l'H, eccetera. Famosissimo. Ma per loro questo, dicevano, questo è il nostro momento. Non abbiate paura. Danzate sotto la pioggia. Andate nelle tempeste. A lunedì. Buon weekend. Papa. Ciao. DJ, chiama Italia.